Gli Anunnaki vivono sul pianeta Nibiru, che orbita intorno al nostro sistema. Sono un'antica razza di esseri estremamente sviluppati e potenti e possono essere considerati degli dei agli occhi degli uomini. Ma anche i grandi Anunnaki hanno sofferto per le terribili condizioni ambientali del loro pianeta. Nello strato di ozono di Nibiru si era formata una grande crepa. Questa crepa si allargava ogni decennio, aumentando il riscaldamento globale e distruggendo le colture e la vita animale. Gli Anunnaki scoprirono che versare particelle di polvere d'oro nell'atmosfera rallentava l'espansione della crepa, addirittura invertendola leggermente. Ma Nibiru era un pianeta povero di minerali e l'oro era estremamente scarso. La mancanza di cibo portò rapidamente alla rivolta della popolazione. Gruppi di ribelli sfidarono il governo centrale di Nibiru e un'ondata caotica stava per travolgere tutte le città del pianeta. I ribelli erano guidati da Alalu, che, nonostante facesse parte della nobile stirpe di Nibiru, non aveva un buon rapporto con i suoi genitori. Cercando di attuare un colpo di stato, Alalu attaccò e uccise il re di Nibiru, pretendendo il trono per sé. Tuttavia, esisteva un erede per diritto di discendenza, il principe Anu. Fu organizzato un duello pubblico per decidere il nuovo sovrano di Nibiru. Anu e Alalu combatterono disarmati e dopo una feroce lotta, Anu fu scelto come nuovo re di Nibiru. Alalu fu giudicato per le sue azioni, ma prima che la sentenza fosse emessa, riuscì a rubare una nave e a fuggire da Nibiru. Re Anu decise che l'esilio era una punizione sufficiente per Alalu e decise di impegnarsi per salvare il suo pianeta. Anu si rese conto che l'unica soluzione possibile sarebbe stata quella di trovare il prezioso oro su altri corpi celesti. Furono effettuate molte spedizioni spaziali sui pianeti più vicini a Nibiru, ma i risultati furono scarsi, poiché le vene d'oro erano scarse. Quando le speranze erano quasi nulle, fu fatta un'enorme scoperta. Sul terzo pianeta più vicino al Sole è stato trovato un vero paradiso. La maggior parte del pianeta era ricoperta d'acqua, con ampie porzioni di terra che ospitavano un'enorme varietà di vita animale e vegetale. Cosa ancora più importante per gli Anunnaki, c'erano molti minerali in attesa di essere sfruttati, tra cui il prezioso oro. Con grande stupore dell'intera corte reale di Nibiru, il responsabile della scoperta fu l'esiliato Alalu. Come risultato del suo contributo vitale, fu perdonato per i suoi crimini. Gli Anunnaki chiamarono il pianeta Ki, ma in seguito fu conosciuto come pianeta Terra. Gli Anunnaki scelsero una regione, oggi conosciuta come Mesopotamia, per costruire una meravigliosa città chiamata Eridu. Il figlio maggiore del re Anu, di nome Enki, era responsabile della metropoli, mentre suo padre continuava a governare il pianeta Nibiru. Dopo 7 giorni di duro lavoro, gli Anunnaki completarono la costruzione di Eridu, iniziarono i processi di estrazione dell'oro, che dopo essere stato raccolto in quantità considerevoli, fu inviato a Nibiru. L'estrazione dell'oro era un processo arduo e doloroso, pertanto gli Anunnaki decisero di ricorrere al lavoro forzato di una razza aliena chiamata i Gigi, che molto tempo prima era stata sconfitta in battaglia e dominata dagli Anunnaki. Dopo centinaia di anni, il pianeta Nibiru fu praticamente ristabilito grazie alle enormi quantità d'oro estratte dalla Terra. Ma gli Igigi non potevano più sopportare la sofferenza delle miniere d'oro e organizzarono una ribellione su larga scala. Si scatenò inevitabilmente una grande guerra tra gli Anunnaki e gli Igigi. La città di Eridu fu gravemente danneggiata e molte miniere d'oro crollarono. Nonostante il loro coraggio e la loro determinazione, gli Igigi non erano all'altezza degli Anunnaki per forza e tecnologia. Furono rapidamente sottomessi, ma gli Anunnaki si resero conto che gli Igigi avevano già fatto molto per ripristinare Nibiru e costringerli a lavorare avrebbe portato solo a nuove ribellioni. Bisognava creare una nuova soluzione. Gli Anunnaki decisero di creare una nuova razza di esseri viventi, capaci di lavorare e imparare,
ma inferiori agli Igigi in forza e dimensioni. Per farlo, gli Anunnaki utilizzarono l'utero di un primate femmina che abitava le foreste e, utilizzando una tecnologia avanzata, la inseminarono con l'essenza degli Anunnaki. Ma i risultati furono grotteschi, dando origine a mostri terrificanti come ciclopi, gorgoni e giganti a due teste. Il metodo di concepimento era fallito. L'altra alternativa era utilizzare l'essenza di un primate maschio e, dopo averne modificato il DNA, inseminarlo nell'utero di una donna Anunnaki. Dopo alcuni mesi di attesa, nacque il primo bambino, al quale fu dato il nome di Adamu. La sua pelle era abbronzata, con una sfumatura rossastra. Sebbene fosse molto più piccolo dei bambini Anunnaki, Adamu era proprio come i suoi creatori. Era la nascita del primo essere umano. Gli Anunnaki concepirono anche una donna di nome Eva per soddisfare i requisiti necessari alla procreazione umana. Secoli dopo la nascita di Adamu e Eva, gli umani rappresentarono una popolazione considerevole nella città di Eridu. Gli Anunnaki erano soddisfatti dello sviluppo degli umani, che divennero presto in grado di estrarre oro, costruire case e persino piantare e raccogliere colture. Come ricompensa per i loro sforzi, gli umani furono autorizzati a frequentare l'Edin, un giardino sacro creato dagli Anunnaki. La bellezza delle donne umane cominciò ad attrarre alcuni Anunnaki, ma la relazione tra le due razze era severamente vietata. Ma lo stesso Enki, re della città di Eridu, alla fine si innamorò di una donna umana. Da questa relazione nacque il ragazzo Adapa. Divenne un uomo di grande talento e saggezza, poiché era il figlio diretto di un nobile Anunnaki. Adapa ebbe anche una vita più lunga della maggior parte degli esseri umani, ma non era immortale. Adapa sposò una donna di nome Atiti e diedero vita a una nuova stirpe di umani più intelligenti della generazione precedente. Ma i figli di Adapa ereditarono anche la brama di oro e il desiderio di potere degli Anunnaki. Ciò diede origine a comportamenti violenti tra gli umani. I due figli maggiori di Adapa, chiamati Caino e Abele, erano i più stretti servitori degli Anunnaki e gareggiavano tra loro per vedere chi i loro padroni potessero accontentare di più. Stanco di stare dietro al fratello Abele, Caino aspettò che fossero soli. Usando una mazza di legno, uccise il fratello. Mai prima di allora un umano aveva ucciso un altro, il che fu una sorpresa per gli Anunnaki. Come punizione, Caino fu marchiato sulla fronte con un simbolo che lo indicava come assassino e fu esiliato da Eridu. Fu condannato a vivere per sempre nel mondo senza mai trovare pace per la sua anima. In seguito ci furono altri casi simili. Contro gli ordini degli Anunnaki, gli esseri umani iniziarono a procreare eccessivamente. Eridu divenne presto incapace di fornire un riparo a così tante persone e le fonti di cibo scarseggiavano nel giardino di Edin. Con il recupero del pianeta Nibiru, l'estrazione di oro in grandi quantità non fu più necessaria. Gli Anunnaki decisero di espellere gli umani dalla loro città sacra e dal loro giardino, condannandoli a vivere nei campi e nelle foreste.